ma mi interrompi quando vuoi, vai, tranquillo. Chiaramente faremo una relazione soprattutto pratica, visto che è stato richiesto da più parti. Intanto complimenti al dottor Gelli che mi ha riportato indietro di 20 anni, perché nel mio primo studio di omeopatia avevo avuto la fortuna di conoscere Grazie a Demetrio lei, Mingozzi. Allegrini, è un piacere conoscerla, poi ci conosceremo Avendo anche nel conosciuto un futuro. grande, che era Demetrio Iero, un medico di Firenze che praticamente leggeva le frequenze a distanza, riuscì a posizionare il mio letto nella mia stanza medica grazie a un suo intervento a distanza per evitare chiaramente la corrispondenza con i nodi di Hartmann, che visto che allora io, imparando dal professor Stegagno la kinesiologia applicata, avevo capito che almeno certe parti della struttura corporea se andavano a interferire con i nodi di Hartmann, praticamente che si creava un'interferenza importante anche nel testare poi le frequenze. D'altronde io nasco come omeopata e quindi chiaramente ho curato tanta gente con l'energia. E quindi complimenti di nuovo, perché approfondire, grazie anche all'intervento ho visto prima del professor Spaggiare, approfondire in questo settore, portare la luce alla cura, è quello che stiamo facendo. Portiamo l'energia della luce a curare, perché tutto nasce dalla luce e poi possiamo ognuno di noi poi dar valore a quel tipo di luce. Io che sono molto spinto verso la spiritualità, chiaramente quel tipo di valore lo assegno poi a certe modalità di espressione individuale, soprattutto nei miei comportamenti, in quello che poi dovrebbe rappresentare la coerenza in ognuno di noi, che permetta appunto di essere collegati e nutrire continuamente la coscienza di essere umani, che dovrebbe, soprattutto per noi che siamo nel settore sanitario, dovrebbe essere un punto fondamentale da cui partire ogni giorno. Ora, prendendo spunto dalla richiesta che mi aveva fatto il dottor Terziani circa la possibilità di poter svolgere una lezione più pratica, ecco, io quest'anno ho avuto la fortuna nel 2019 e ora anche nel 2020 di poter seguire due gruppi di lavoro. Sono state due iniziative, una con una squadra di calcio, che è la squadra del Monopoli Calcio, che attualmente è piazzata in terza posizione. Stiamo aspettando la conferma della ripartenza del campionato e abbiamo fatto una serie di S-Drive agli atleti, e comunque sarà eventualmente ci sarà un'altra occasione in cui portarvi anche le conclusioni del lavoro fatto con i calciatori del Monopoli Calcio. Invece oggi vi voglio parlare di un progetto di ricerca che è stato finanziato da diverse aziende, che soprattutto per i loro top manager. Parliamo di aziende, non dirò i nomi, importanti. È stato praticamente sostenuto dalla Bloom Life, che a sua volta è un'azienda di coaching lifestyle, che praticamente si occupa della salute dei lavoratori, delle aziende. E praticamente in questo tipo di progetto c'è stata una valutazione su diversi livelli. Su diversi, il comitato scientifico ha pensato di poter mettere a disposizione di questi top manager 5 diversi professionisti. Uno, una consulente alimentare nutrizionale, e in quel caso a disposizione di questo progetto c'è stata la dottoressa Marica De Lorenzis, che è la mia diretta collaboratrice. Poi una cardiologa sistemica, che è la dottoressa Silvia Di Luzio, che svolgerà la relazione successiva alla mia, un personal trainer, un psicoterapeuta sistemico anche lui, con una visione sistemica, e un filosofo. Quindi questi top manager sono stati divisi in due gruppi da 8. In questi due gruppi da 8 sono stati praticamente eseguite tutte le valutazioni in due fasi differenti. La prima ha
ha previsto un periodo di valutazione che andava da maggio a luglio del 2019, il secondo gruppo invece è stato valutato da settembre a dicembre. Quindi c'è stata una valutazione giorno zero e quindi poi c'è stato il progetto è stato svolto attraverso l'attuazione di quelli che sono i diversi livelli di applicazione che sono stati suggeriti ai vari top manager e poi è stata fatta una valutazione finale. Chiaramente a noi oggi interessa soprattutto valutare quello che S-Drive può fornire come informazioni. Cioè noi abbiamo utilizzato, nell'ambito della consulenza nutrizionale, abbiamo utilizzato due test. Uno, una BIA, quindi una bioimpedenziometria che ci ha permesso, poi ve le farò vedere, almeno i casi che vi ho portato, che ci ha permesso di valutare lo stato di compartimentazione del paziente, ci ha permesso di valutare il suo indice metabolico, l'angolo di fase, l'acqua cellulare intra ed extra e tanti altri parametri che noi utilizziamo per poter valutare anche sistemicamente il paziente attraverso la BIA. L'altro test che è stato eseguito è praticamente l'S-Drive, che è stato fatto chiaramente un test S-Drive al giorno zero e un test S-Drive al controllo, che è capitato intorno al 60° e 70° giorno. Ora, chiaramente, l'analisi, sapete, io da medico sistemico do molta importanza alla tipologia. Ci siamo trovati di fronte, questo è un primo caso che vi esporrò, ci siamo trovati di fronte a una top manager, una donna, 53enne, ne dimostrava meno come età, con costituzione fosfoflorica, ma con un'iride ematogena. Per chi di voi ha fatto le mie lezioni, ma per chi di voi ascolta oggi e non le ha fatte, diciamo la costituzione fosfoflorica ha un asse prevalente catabolico, tendenzialmente sono costituzioni magre, sottili, longilinee, c'è una prevalenza dell'asse tiroideo rispetto all'asse surrenalico, perché il foglietto embrionale di genesi di questa tipologia è soprattutto il foglietto ectodermico e quindi diciamo le caratteristiche di questa tipologia sono di una tipologia che ha un'energia pregiata, favorita chiaramente dalla componente fosforica, dal fosforo, e quindi diciamo soprattutto molto orientata sull'attività metabolica ipertiroidea funzionale, quindi chiaramente sulla componente di raccolta di energia a partire sia dai grassi che dalle proteine e che dagli zuccheri, considerando che a livello metabolico questo tipo di costituzione soprattutto utilizza la via della fosforilazione ossidativa, con in condizioni di aerobiosi una ottima produttività cellulare, quindi un'energia pregiata, che però può avere dei difetti. L'inserimento della componente sulfurica, soprattutto iridologica, dà al temperamento alcune caratteristiche. Sono tendenzialmente soggetti che sono leader nel loro campo, hanno una grande forza di testa, ma anche fisica, che chiaramente si interseca poi con la componente strutturale che in questo soggetto portava, peraltro, parliamo di una top manager, una grossa azienda conosciutissima, di cui non farò il nome, praticamente portava questa top manager a esplicare la sua professione con soddisfazione, ma soprattutto anche con molto stress. E quindi, diciamo, nella chiave di lettura dell'S-Drive, nel cogliere quelle che sono le priorità, come vedete, sistema ormonale, emozioni, sistema muscolo-scheletrico e metabolismo degli acidi grassi,
abbiamo valorizzato alcuni aspetti che ora vedremo singolarmente, abbiamo valorizzato alcuni aspetti di questa top manager nel dover intervenire poi non solo, diciamo, a livello integrazionale, ma anche a livello nutrizionale. Come vedete, nel quadro generale del report a pagina 3, nella panoramica degli aspetti chiave, quello che veniva come priorità era chiaramente un setting in cui fondamentalmente quello che colpisce è il sistema ormonale, ma quando si parla di sistema ormonale, nella chiave di lettura di un S-Drive, quello che vi suggerisco è quello di fare una valutazione di come l'organismo utilizza i suoi ormoni. Un organismo metabolicamente funzionante è capace, sappiamo, di produrre adeguate quantità di energia per il sostentamento e di materia per il mantenimento e rinnovamento della struttura. Su questa base, tenendo presente anche chiaramente l'età, i fattori ambientali, chiaramente anche i substrati a disposizione, quindi la nutrizione, è importante l'anamnesi nutrizionale, bisogna anche capire in che direzione è orientato il sistema neurovegetativo e il sistema neuroendocrino. Perché fondamentalmente, quando parliamo di assi di regolazione, sia il sistema neurovegetativo che il sistema neuroendocrino, soprattutto in un soggetto fosforico come questo, erano sistemi molto importanti su cui intervenire, perché fondamentalmente parlavamo di un soggetto che era sottoposto a un certo livello di stress e che si sottoponeva praticamente a questo tipo di valutazione perché appunto aveva bisogno di sentirsi meglio, aveva bisogno di migliorare, lei diceva, il suo peso. In verità poi vi farò vedere la BIA, non era una questione di peso globale, soprattutto di compartimentazione, ma quello che noi abbiamo interpretato era soprattutto migliorare la qualità di espressione energetica della sua vita. Era chiaramente quella di migliorare il livello di regolazione dello stress. Poi chiaramente nella relazione successiva la dottoressa Di Luzio potrà prendere tranquillamente spunti da quello che dirò e potrà eventualmente fare le sue riflessioni, visto che lì è stata la mente, possiamo dirlo, di questo progetto della Bloom Life, poiché lì attraverso la sua coerenza cardiaca aiuta moltissimo, con la sua visione cardiologica sistemica, aiuta moltissimo a gestire bene le performance di questi individui. E vi dicevo, quello che ci ha colpito nella valutazione dell'S-Drive, nonostante non fosse riportato dal riepilogo delle priorità l'apparato gastrointestinale, la disbiosi di tipo parassitario. Perché fondamentalmente, se scorriamo le diverse pagine dell'S-Drive e andiamo a valutare i diversi indicatori, questi sono gli indicatori per il supporto circolatorio, questo è ancora l'S-Drive di un anno fa, chiaramente nel nuovo noi troviamo ora sia le indicazioni per il supporto al sistema immunitario, sia quelle per la valutazione dell'apparato intestinale. Considerate che praticamente già nella valutazione di questi indicatori si andava a valutare una certa componente di stress ossidativo e soprattutto, vista la carenza relativa anche del coenzima Q10 come informazione di segnale, una sofferenza ossigenativa cellulare che poteva essere chiaramente compatibilizzata all'età, messa chiaramente in correlazione all'età della paziente, ma parliamo di una persona che si allenava moltissimo durante la settimana, quindi molto attenta al suo stato di salute, alla nutrizione, molto attenta
anche chiaramente allo stile di vita, ma sicuramente stressata, sempre in aereo, sempre in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per il tipo di professione che svolgeva. Chiaramente poi i dati verranno successivamente elaborati nella globalità, mettendo insieme appunto i 5 livelli di valutazione, e saranno poi, in qualche maniera, se volete vi manderò l'invito, dovevano essere praticamente conferiti questi dati l'8 aprile presso la sede dell'Enel a Roma, dove era stato invitato anche Giorgio Terziani insieme a me. In verità poi c'è stato il lockdown e chiaramente ora aspettiamo un'altra data per poter, diciamo, disporre di un appuntamento per poter divulgare il tipo di lavoro svolto su questi top manager. Vi dicevo, anche nel quadro vitaminico, quello che vedete, e questo vi deve colpire, non ci sono, sono delle tracciature di carenza, soprattutto in ambito della delle vitamine. Ricordatevi che ci sono delle vitamine, fra cui la vitamina D, che ha una grossa valenza antinfiammatoria, anticortisolemica e soprattutto anche di tipo neurovegetativo simpaticotonico. Quindi la vitamina D è una delle vitamine, insieme a tante, a tutte le vitamine liposolubili, che ha di solito una spinta più verso la branca simpatica. Quindi una sua carenza non la dovete solamente interpretare come carenza di una vitamina che ha una funzione solo antinfiammatoria, ma di una vitamina che ha anche un'azione di tipo metabolico. E questo è molto importante, perché stiamo parlando qui chiaramente di una carenza che è inquadrata in un trait metabolico che sta perdendo efficacia, che si sta scarburando. Chiaramente la valutazione non è quella necessariamente dell'integrazione specifica, e questo ci permette poi di entrare anche in un campo un po' più ampio di integrazione, no? Perché l'integrazione specifica ci comporterebbe il dover utilizzare poi una linea di integratori anche abbastanza numerosa, che potrebbe non essere compliante col tipo di qualità di vita della persona a cui affidiamo poi quel tipo di terapia. E quindi è importante soprattutto utilizzare le informazioni dell'S-Drive per avere un'idea di massima su quello che è il funzionamento del sistema neurovegetativo e neuroendocrino, e quello che è anche, considerando che veniva inserita come priorità, anche il concetto di regolazione ormonale costituzionale. Questo invece è un dato molto interessante. Come l'abbiamo interpretato? La carenza di zolfo. La carenza di zolfo, anche il self-food ha nell'MSM, un grossissimo, nella forma spray di self-food MSM, una grossissima risorsa. La carenza di zolfo, in un soggetto fosfofluorico con iride sulfurica, veniva interpretata in questo caso come un blocco dell'energia metabolica, un blocco di quell'energia di fuoco che è fondamentalmente collegata anche, come ci dirà poi successivamente in maniera brillante la dottoressa Di Luzio, all'energia di cuore, e quindi a un'energia cardiocircolatoria. Quindi interpretare la carenza di zolfo in una strutturazione costituzionale di terreno è fondamentale per pensare a un'incapacità del sistema neurovegetativo a bilanciare la fase catabolica e la fase anabolica. Era il problema che, fra virgolette, si stava verificando in questo tipo di paziente. In questo tipo di paziente, e vi capiterà spesso di avere pazienti magre o magri che vengono nel vostro studio e vi vengono a dire: non mi riconosco più, ho preso qualche chilo, mi sono gonfiata, ho ritenzione, non mi sento bene, non ho la stessa energia di prima. E voi, se andate a valutare gli esami biochimici, avete in mano zero elementi. Anche se andate a valutare tutta quella parte di esami che sono stati descritti anche brillantemente nelle precedenti riunioni, nei precedenti incontri che abbiamo fatto attraverso i webinar, e praticamente... Quindi l'esame biochimico di per sé, quindi sullo stress ossidativo, sul rapporto fra gli acidi grassi, quello che può essere anche la stessa ormonologia, la lettura di tutti gli ormoni, i vari rapporti, cortisolo,
testosterone e altro, potremmo avere tante, tante interpretazioni. Spesso non sono, fanno spendere soldi ai nostri pazienti, soprattutto i fosfoflorici, ve lo dico per esperienza, che sono molto attenti alla loro salute, al loro equilibrio, quando invece attraverso proprio una semplice informazione, cioè l'informazione di un minerale carente, l'interpretazione di questo minerale vista in chiave sistemica, no, ci può permettere di avere una serie di risorse per poter entrare in connessione con quel metabolismo e migliorarlo. Nell'ambito degli indicatori di acidi grassi, in questa paziente trovavamo anche una certa sofferenza infiammatoria e soprattutto una certa rigidità delle sue membrane cellulari, e questo chiaramente ancora di più andava a certificare questa incapacità del suo sistema, visto che comunque la stessa paziente aveva riferito di aver cercato di mettere in atto una serie di input correttivi, ma nessuno di questi aveva comportato un beneficio a livello di attività di antiossidanti. Anche come vedete, parliamo sempre di tracciatura, non c'è una grossa compromissione, però quando parliamo di soggetti delicati come i fosfoflorici, anche la semplice traccia dell'informazione biofisica attraverso l'S-Drive può essere utile, utilizzata come conferma di uno stress ossidativo importante e soprattutto nella carenza del coenzima Q10, di un incipiente anche danno mitocondriale a tutta la cascata del ciclo dell'acido citrico e del ciclo di Krebs, e quindi chiaramente pensare a una sofferenza metabolica cellulare, quindi in una fase che da essere una fase cosiddetta astenica sta diventando più astenica, sta portando, considerando anche l'età della paziente e quindi anche la sua difettosa ormonoregolazione, sta portando questa paziente verso, diciamo, dal limbo verso la patologia. E questo è molto importante, è un altro aspetto che noi dobbiamo tenere presente quando andiamo a valutare pazienti attraverso l'S-Drive. Cercare di comprendere chiaramente in quale fase siamo, se siamo in una fase di deposito, se siamo in una fase di impregnazione oppure siamo già in una fase in cui il danno cellulare è molto più profondo e quindi c'è anche una carenza di ossigeno importante, siamo in una fase in cui il paziente poi può sviluppare una patologia che spesso noi consideriamo chiaramente epigenetica. Ma quando parliamo di epigenetica, chiaramente parliamo di una serie di fattori. Prima il dottor Gelli ha fatto comprendere come i fattori di disturbo dei campi elettromagnetici sono importantissimi nella regolazione delle membrane cellulari. E voi immaginate se una vostra paziente, vi farò vedere ora il quadro, vedete, delle interferenze di frequenze, come questa paziente che stava sempre al telefonino, era sempre negli aerei, negli aeroporti, in giro, vedete, avesse proprio una interferenza elettromagnetica importante. Stiamo parlando di un fosfoflorico, stiamo parlando di un ectodermico. L'ho sottolineato perché noi gli abbiamo dato una grande importanza a questo tipo di aspetto, perché nel fosfoflorico c'è una maggiore sensibilità, c'è una maggiore esterorecettorialità. Le caratteristiche morfologiche era di un soggetto che si chiama, dal punto di vista di psicomorfologia, si chiama reagente, dove praticamente i recettori, quindi naso, bocca, occhi, orecchie, le mani, erano recettori molto ampi rispetto, per esempio, ai recettori del viso rispetto al resto del viso. E questo è un aspetto molto interessante che dovete andare a valutare nel percepire come una interferenza elettromagnetica, quindi un campo biofisico inadeguato, possa interferire sui campi di salute in maniera molto più, diciamo, profonda rispetto, per esempio, a una costituzione carbonica, che è il secondo caso che vi ho portato. Questo è molto interessante, noi l'abbiamo valorizzato perché fondamentalmente, appunto, nell'interpretazione sistemica anche le varie fasi
del test del bulbo possono prendere un valore differente. Ritornando appunto al suo stato, diciamo, ossidato, chiaramente a questo punto ci mancava un nucleo importante. Al di là chiaramente della valutazione anche della carenza relativa di aminoacidi, fra cui quello molto più che interessava me è stato soprattutto l'acido glutammico, però è stato molto chiarificatore nella situazione praticamente l'interpretazione del carico nell'ambito degli indicatori di resistenza di parassiti. Ora, i parassiti, l'interpretazione che dobbiamo dare, se noi ritorniamo ad Hahnemann diceva la psora è parassitaria. La presenza di parassiti, qua parliamo di microparassiti, parliamo di frequenze patologiche di parassiti. Se noi parliamo di un campo biofisico, l'interferenza non deve essere per forza animata da una presenza di tipo solo materiale, ma è anche il tipo di frequenza patologica che rappresenta in sé la capacità del sistema di divulgare un certo tipo di disinformazione che in questo caso viene ad essere recepita da un sistema immunitario. Perché quando noi parliamo di PNEI abbiamo chiaramente capito che parliamo di una componente psicologica sicuramente stressata, stiamo parlando di top manager. Parliamo di una componente neurovegetativa e neuroendocrina in cui c'è uno sbilanciamento, c'è, in questo caso c'è una inversione verso la parasimpaticotonia, che il fosforico con note fluoriche mal sopporta, è come se voi avesse una Ferrari e camminereste con il freno a mano tirato, è la stessa cosa. Ma quando poi noi andiamo dal neuroendocrino e quindi PNEI al sistema immunitario e ci andiamo a confrontare con l'immunoflogosi parassitaria, dobbiamo pensare il braccio armato del sistema immunitario che si attiva e chiaramente anche la correlazione con tutto il resto. Qua stiamo parlando di parassiti. Stiamo parlando di parassiti che attivano la branca TH2. La branca TH2 del sistema immunitario è la branca cortisolemica. Ma nell'ambito di una tipologia di questo genere, quando noi andiamo ad attivare attraverso i parassiti l'asse HPA, ipofisi sul rene, praticamente il tipo di attivazione trova nel fosfofluorico una carenza energetica della ghiandola surrenalica, perché stiamo parlando di tipologie che sono iposurrenaliche. Quindi non avete una grossa risposta cortisolemica, cosa che succede per esempio nelle costituzioni sulfuriche. Per esempio io, quando sono sotto stress, come in questo periodo, per esempio questa settimana io sono coordinatore di due case di riposo, questa settimana ho avuto in una casa un sospetto caso Covid. Quindi me ne sono andato sotto stress perché non ho dormito per una notte, perché fin quando non arrivava l'esito del tampone di questa vecchietta, io avevo i 5 miei infermieri e 12 operatori OS in crisi, perché saremmo stati tutti messi praticamente in quarantena, immaginate. E veramente questa settimana ho compreso il dramma di tanta gente che ha dovuto condividere giornalmente in quelle case di riposo dove, sapete, è successo di tutto e di più questo tipo di problematica con un'incidenza maggiore. Noi solamente per un sospetto caso che aveva chiaramente una clinica importante, molto vicina al Covid, infatti poi la diagnosi è stata di polmonite, però non Covid per fortuna. E immaginate lì dove c'è stata invece una notevole rappresentazione numerica, che tipo di stress abbiano potuto passare, perché il vero stress non è tanto dei pazienti, che comunque alla fine i vecchietti vengono confinati, quando soprattutto degli operatori sanitari, credetemi. E vi dicevo, appunto, uno stress regolato, mentre in una struttura
come la mia, che sono un sulfurico con note carboniche, diventa, fra virgolette, cortisolemica, no? Nella strutturazione di questa fosfoflorica, questo tipo di relazione non è potente, per cui si crea fondamentalmente sotto questo stress infiamatorio uno squilibrio di tipo energetico globale, proprio perché il tipo di stress disregolato non permette fondamentalmente all'organismo di recuperare il dispendio di energia. Questa è fondamentalmente la psora, la modalità psorica di rappresentazione. Ma in questo caso, anche a livello di espressione emotiva, di cui poi eventualmente la dottoressa Di Luzio, se vuole aggiungere delle sue connotazioni, lo può splendidamente fare, dicevo, anche a livello emotivo, la presenza di parassiti in una struttura del genere rappresentava un blocco dell'energia del cuore, un blocco dell'energia del fuoco, un blocco dell'energia vitale, no? Di quell'energia importante. Beh, immaginate che cosa significa essere top manager donna e riuscire ad essere in armonia, in coerenza dei tre sistemi di flusso. Con la prima, ho sentito parlare dal dottor Gelli alla fine dell'aura, di come ogni organo abbia un suo campo di frequenza, e poi alla fine, come dicono ormai gli studiosi, anche studiosi australiani, il campo del cuore mette ordine fra il cervello di pancia e il cervello cranico, unendo il tutto in quella che noi chiamiamo aura, dove chiaramente il battito del maestro del cuore praticamente risuona a livello dei campi magnetici come una sorta di armonica e permette al sistema di funzionare adeguatamente. E quindi nell'ambito dell'interpretazione dell'S-Drive capite bene come noi possiamo avere una serie di correlazioni che sono chiaramente correlate, ritorno, alle priorità indicate, e quando leggete priorità, cioè voi dovete dare valore a tutto. Quindi sistema ormonale, abbiamo capito, c'è un deficit di certi ormoni, emozioni, e quindi anche lì deve cadere la nostra interpretazione. Sistema muscoloscheletrico, visto soprattutto come produzione energetica. Metabolismo acidi grassi, visto soprattutto come rigidità della membrana cellulare. Ma certo, sottoposta a uno stress infiammatorio di questo genere, anche a quei campi elettromagnetici, questo tipo di tipologia si trova a rispondere in maniera poco adeguata a quel tipo di stressore. E quindi noi possiamo fare molto, e abbiamo fatto molto, perché io vi ho portato poi il risultato in confronto al primo. Va bene? Al controllo, la top manager riferisce di aver seguito tutti i consigli alimentari e di integrazione modellati sui risultati appena visti dell'S-Drive, e quello che riferisce è un totale miglioramento della prestazione lavorativa e migliore energia fisica e mentale. Di seguito ora leggiamo l'S-Drive di controllo, che risulta essere nettamente migliorato. Guardate, vedete, già nell'ambito del riepilogo delle priorità siamo di fronte a due priorità. Questo, ve lo dico per esperienza sportiva, è un quadro molto tipico che io trovo negli atleti. Cioè, in molti atleti io trovo l'S-Drive con una o due priorità. Capite bene, stiamo parlando di professionisti di Lega Pro che si allenano 7-8 volte a settimana, con allenamenti anche di una certa intensità, e immaginate come noi ci dobbiamo aspettare una modulazione delle priorità. Vedete il report come nettamente migliorato. Questi sono dati che sono a disposizione della Bloom Life. Io mi sono permesso di poterli descrivere. Oggi non posso chiaramente ampliare le informazioni riguardo anche a quello che è stato il lavoro fatto dall'equipe intera, però quello che abbiamo fatto noi, grazie anche allo splendido lavoro della dottoressa Marica De Lorenzis, è stato quello di impostare un regime dietetico antinfiammatorio su base antiparassitaria e antistaminergica, cercando di rispettare chiaramente l'origine ectodermica, dove chiaramente la composizione dei macronutrienti deve essere indicizzata su certi indici, e comunque queste sono valutazioni
che svilupperemo meglio nell'ultima lezione che io terrò alla scuola di alta formazione sulle costituzioni e la nutrizione applicata, dove vi dirò come differenziare la nutrizione rispetto alle tipologie, no? Però allo stesso tempo, nell'ambito appunto degli interventi che abbiamo fatto, chiaramente abbiamo fatto degli interventi anche con degli integratori, chiaramente abbiamo usato soprattutto quelli più indicati fra Self Food, l'MSM e altri, e comunque qua non vi sto a dire tutto, però allo stesso tempo anche l'uso di integratori è stato in qualche maniera importante per favorire l'ottenimento di questo risultato. Vedete? Abbiamo due priorità. È rimasta la sintesi proteica, è comparsa la sintesi proteica, ma capiamo bene, cioè qua siamo in una fase in cui l'organismo ha iniziato a riprodurre certi ormoni, ha iniziato a riprodurre certo equilibrio, quindi è aumentato il livello energetico e chiaramente in corrispondenza del livello energetico bisogna anche aumentare la parte, fra virgolette, anche di substrati. Perché un fatto è far mangiare una macchina che brucia 1000, un fatto è far mangiare una macchina che brucia 1500. È chiaro? Quindi le informazioni che voi dovete prendere dai report non devono essere necessariamente informazioni di conferma di un beneficio ottenuto attraverso l'S-Drive. Non è solo questo l'obiettivo. L'obiettivo deve essere anche quello di comprendere rispetto al nuovo stato psicobiofisico di quella persona, quali sono anche eventualmente i target su cui dobbiamo ancora andare a lavorare. E qui in questo caso, per esempio, Giorgio ha parlato prima del Libratum, la prossima volta suggerisco anche alla dottoressa Di Luzio, che fa parte dell'equipe scientifica di questo progetto, e la prossima volta pensate di fornire a questa top manager il Libratum, considerando, vedete, che le interferenze elettromagnetiche continuano ad essere molto persistenti. Vedete come si è ridotto il quadro di carenze? Vedete a livello circolatorio? Ne sono comparse altre, anche lì dovete considerare il tipo di traccia. Per esempio è comparso il DHA, quindi probabilmente ha iniziato a utilizzare meglio l'energia delle membrane cellulari, l'energia di certi ormoni, l'energia di certa... è andato in una fase antinfiammatoria, potete dare un'interpretazione che volete, a livello per esempio di vitamine, alcune lievi carenze segnalate, ma sicuramente un quadro migliore, è comparsa la K2, forse anche per un incipiente stato di acidosi, che può essere... Vedete, lo zolfo è sempre rimasto come traccia, e questo è molto importante per continuare un certo tipo di lavoro, però è comparso il rame, perché probabilmente in questa fase abbiamo ribilanciato l'asse TH1-TH2. Avendo ribilanciato l'asse TH1-TH2, nell'ambito del TH1, che è l'asse più giovanile per un fosforico, quando il fosforico è in una condizione di bilanciamento TH1-TH2, funziona bene. Quando il TH1 si indebolisce e va verso un iper-TH2, il fosforico ha dei grossi rischi. Io che ho lavorato in campo oncologico, vi garantisco che ho conosciuto molti fosfoflorici affetti da tumori giovanili. Quindi l'asse TH1-TH2, chiaramente col TH3 e col TH17 nella regolazione globale dei T-Helper, è fondamentale nel poter gestire anche le protezioni che sono chiaramente individualizzate in questo caso. E quella carenza di rame dimostra nient'altro che una buona attivazione degli estrogeni. Il rame è praticamente un grosso attivatore estrogenico. È stata fatta uscire fuori la parte femminile. Se vogliamo dargli un significato simbolico, la top manager ha sviluppato meglio la sua parte femminile, la parte estrogenica. E quindi si sente qualche interferenza, qualche microfono aperto forse. Vi dicevo, e quindi ha sviluppato di più questa parte, questo è molto positivo, è molto positivo. Pensate alla castrazione, no? Di tipo energetico metabolico che subiscono certe professioni. E quindi l'interpretazione anche sistemica, vedete, dell'S-Drive è eccezionale. Quindi ci sta dicendo di tenere sotto controllo sempre questo tipo di asse.
ma è un asse buono, è un asse positivo, è un asse metabolico, è un asse protettivo, è un asse che in sé chiaramente una spia evolutiva migliore, perché siamo in un setting migliorato da un punto di vista proprio globale, anche immunitario, come vi dicevo prima. Anche, vedete, il cambiamento, è rimasto l'acido alfa-linoleico, è comparso il DHA. Diciamo che, fra virgolette, anche questi aspetti devono essere sempre, 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 fra virgolette, vedete, correlati al tipo di attività metabolica. Vedete che cosa è comparso fra gli antiossidanti? I fitoestrogeni. E quindi, vi dicevo, gli estrogeni sono dei grossi attivatori del TH1. È importante, insieme alla melatonina, beh, immaginate, siamo in un soggetto fosforico, sottoposto a stress, come la regolazione melatoninica possa subire delle grosse subire dei grossi danni, perché parliamo di condizioni di stress che si porta spesso a casa, c'è uno switch del cortisolo spesso in queste tipologie, c'è un'inversione, un blocco del GH, c'è un'inversione chiaramente neurovegetativa, il simpatico è più spostato verso le ore notturne, e quindi capite bene come noi abbiamo migliorato. Questo è un secondo S-Drive che dimostra chiaramente certe carenze, ma che, come vi dicevo, dovete sempre interpretare in una chiave di lettura sistemica, perché così questo tipo di strumento diventa veramente un gioiello. Valutata così, diventa effettivamente uno strumento unico, perché ci può dare una serie di informazioni. Come vedete, in un quadro anche aminoacidico abbastanza buono, diciamo, gli aminoacidi che sono comparsi sono in elemento traccia. Si parlava prima di carenza proteica, diciamo anche noi lì possiamo intervenire eventualmente con l'aiuto di substrati che non necessariamente devono essere integrazionali, ma sono soprattutto di tipo alimentare. Ha mantenuto un danno ambientale come indicatore di danno ambientale ancora silente. In ambito di indicatori di resistenza, anche qui, come vedete, siamo ancora dopo 65-70 giorni in presenza di una traccia di parassiti, non più la colorazione globale di tipo arancione, ma solamente una traccia, ed è comparsa una traccia di virus. Questo, in ambito evolutivo, in un soggetto fosforico è fondamentale. È un segno di ringiovanimento del sistema. Cioè, quando il sistema va verso, praticamente, forme virali o forme batteriche, soprattutto questo nel caso dei sulfurici, in fase, fra virgolette, più, diciamo, di attività più acuta, è fondamentalmente una, quella che Hahnemann chiamava, forma di tubercolinismo stenico. Forma di tubercolinismo stenico che praticamente comporta fondamentalmente l'idea di un organismo che sta vicariando e che sta tornando indietro, sta migliorando il suo quadro di reattività. E questo è fondamentale, quindi anche questa chiave di lettura. E come vedete, abbiamo ancora questa indicazione di interferenze di frequenza. E quindi noi abbiamo suggerito di utilizzare dei dispositivi che proteggono da interferenti di frequenza. Vi ho portato un secondo caso clinico. Ecco, queste sono le BIA col sistema Tanita. Quello che vedete come miglioramento rispetto al peso globale, vedete, parliamo di 4,2 kg rispetto a 52,9. Il primo è stato eseguito il 9 maggio, il secondo è stato eseguito il 18 luglio, quindi dopo 60 giorni, dal 9 maggio. Come vedete, c'è stato un abbassamento della percentuale di massa grassa del 4%, siamo sempre in un range intorno al 22%, che di solito il range fra 20 e 23% è ideale nei soggetti fosforici. Non dovete mai andare sotto il 20%. Nei soggetti fosforici. Anche la massa metabolicamente attiva, vedete la penultima, l'SMM, che era 21,6 kg, ora è diventata 22,6 kg. E chiaramente questo è importante perché è anche migliorata la massa magra, quindi non solo più massa magra, ma anche massa magra più metabolicamente attivata. È migliorata anche l'acqua intracellulare, non c'era una grossa disidratazione, però certamente
l'acqua intracellulare, vedete la total body water è passata al 55,6%, in una donna può andare bene a quell'età, diciamo l'ideale sarebbe il 60%, però quello che è importante è migliorato il rapporto fra l'ECV, l'acqua extracellulare, e l'ICV, con un miglioramento, vedete, di 800 grammi, 800 ml, perché parliamo di acqua in questo caso, per quanto riguarda l'acqua intracellulare. E questo è molto importante, perché la presenza di acqua intracellulare è fondamentale, come diceva anche stamattina il professor Spaggiari, l'acqua è un potente mezzo di trasmissione elettromagnetica, e quindi avere più acqua intracellulare permette agli stessi organuli di avere una maggiore vitalità. È migliorato anche il rapporto ECV-TBV, cioè fra l'acqua extracellulare e il total body water, così come è migliorato anche l'angolo di fase, che è un dato molto interessante, con un miglioramento anche della performance del punteggio muscoli, come vedete quella specie di cerchietto nero che è salito rispetto alla curva rosa, che è quella curva rosa, quella traccia rosa, è praticamente la traccia tipica del comportamento dell'energia muscolare a livello, diciamo, di quella che è appunto il punteggio assegnato a questo tipo di attività, e quindi è migliorata anche l'attività. Come vedete, sono dati confortanti che hanno praticamente permesso di, diciamo, convalidare questo percorso fatto da questa top manager, che chiaramente ancora ci segue, ancora segue tutti i nostri consigli, è in perfetta forma, in perfetta salute, ha migliorato nettamente, ma non vi possiamo dire niente di questi dati, questi li esporremo poi quando sarà all'incontro che faremo al Palazzo dell'Enel, e praticamente vi posso garantire che sono migliorate nettamente le sue prestazioni. Questo è l'ultimo caso. Giorgio, quando vuoi mi interrompi, voglio dire. Dai, di questo velocemente, hai 5 minuti, non di più. Oh, tranquillo, 5 minuti. Avevo detto, dimmi tutto quello che mi dai a disposizione, così questo ve lo rendo più veloce. Chiaramente qua siamo in un top manager di 59 anni, è un sedentario carbonico, con molte caratteristiche carboniche, però come vedete, se andiamo a vedere l'S-Drive, parliamo di soggetti che vengono sottoposti a notevole stress, vedete emozioni, sistema adrenergico e sonno, che sono tre elementi che dimostrano che c'è una disregolazione nel sistema soprattutto neurovegetativo e neuroendocrino, e poi chiaramente sistema ormonale. Gli elementi carenti in questo caso rispetto al caso precedente, possiamo andare a vedere come indicatori di supporto circolatorio già un aumentato numero di indicatori, vedete le vitamine tracciate in questo caso carenti sono importanti, allo stesso tempo abbiamo dato grossa importanza all'inositolo per quanto riguarda soprattutto l'iperinsulinismo e la betaina soprattutto per quanto riguarda i problemi di metilazione, con un grosso rischio, poi vedremo, anche di tipo cardiovascolare. A livello di minerali vedete grosse carenze soprattutto per quanto riguarda lo zolfo anche in questo caso, e quindi un blocco di quella componente fuoco, di quella componente metabolica che in questo caso aveva portato questo signore ad avere tanti chili in più rispetto al suo peso forma. Allo stesso tempo anche qui un grosso stato infiammatorio con un'indicazione di acidi grassi, vedete, molto più ampia rispetto a quella precedente, del caso precedente, anche qui con una certa rigidità metabolica, e questo è importante, qua anche con un carico di antiossidanti veramente importanti, che come vedete, frequenzima Q10, le antocianidine, i carotenoidi e i fitoestrogeni, dimostravano un quadro di ossidazione molto profonda in questo soggetto. L'indicazione anche degli aminoacidi, in questo caso non ci dava grossi suggerimenti, ma soprattutto ci metteva in evidenza un deficit nella componente di produzione dell'ossido nitroso, una sofferenza della membrana intestinale, soprattutto una incapacità del fegato di metabolizzare, un grosso impatto come indicatore di danno ambientale per quanto riguarda lo stato anche di interferenza da radiazioni, un microbiota silente,
dei campi elettromagnetici. Infatti questo tipo di soggetto rispetto al soggetto precedente, come vedete, non ha interferenze. Questo non significa che non ha contatto con frequenze, è solo che la costituzione carbonica, come vi dicevo, è una costituzione che meno sente questo tipo di informazioni. C'è più adipe. Dove c'è l'adipe c'è minore interferenza elettromagnetica. Dove c'è l'adipe dobbiamo pensare di più alla tossicosi sistemica, all'incapacità di drenaggio, a quella che Hahnemann chiamava la sicosi. Dobbiamo pensare a qualcosa che riguarda proprio un'incapacità a rispondere, un'incapacità legata anche a un'adattabilità del sistema rispetto a quelli che sono degli input stressori, che regge bene, ma lo regge creando un sistema che diventa una sorta di abitudine. Quindi il sistema si abitua a stare male. Infatti Hahnemann, quando descriveva la psicosi, che è comunque tendenzialmente soprattutto metabolica, la descriveva come una tendenza ad ammalarsi che dura nel tempo, è lineare, è subdola, è sotterranea, è sottile. Prima, diceva lui, cola e costruisce danni, costruisce ateromi, costruisce trombosi, costruisce steatosi, costruisce cisti, fibromi e altro. Immaginate che tipo di patologie poi vanno incontro questo tipo di pazienti. In ambito della gestione metabolica abbiamo dato molta importanza chiaramente allo stile di vita, all'attivare, vedete anche qui l'indicazione di tutti quelli che erano gli indicatori carenti segnalati dall'S-Drive, sono state interessanti le correlazioni chiaramente con la nutrizione applicata. Vedete, e qui chiudiamo, il paziente ha seguito alla lettera le indicazioni suggerite in ambito alimentare di integrazione sport, ha perso 10 kg in 2 mesi, 2 punti di grasso viscerale, ha abbassato la probabilità di infarto di 10 punti. Su questo eventualmente successivamente la dottoressa Di Luzio, che è stata la sua cardiologa sistemica, ci può dire qualcosa di più. Ha riferito un netto miglioramento della qualità di vita, consapevole che è un percorso ancora lungo, ha preso in mano la sua vita e questo è stato molto importante. Quando voi trovate per esempio il litio, vedete qui, se andate a vedere il minerale, il litio come minerale, insieme allo zolfo, sta rappresentando un minerale della linea fluorica, il litio è un minerale fluorico, e quindi c'è un'espressione fluorica che in questo caso diventa autosabotaggio. Queste sono persone che vengono veramente, devono essere stimolate, devono essere seguite, come abbiamo scritto qua, ha preso in mano la sua vita, devono prendere in mano la propria vita, rendersi consapevoli che è un percorso complicato, però la soddisfazione poi di vedere un test S-Drive dopo 65 giorni migliorato nettamente come questo, vedete come migliora anche il quadro dei minerali, come è migliorato, vedete gli antiossidanti, vedete il quadro, sono comparse le interferenze di frequenza, questo è positivo. Questo sta a significare che sta riducendosi la quota grassa. Questo è un segnale di maggiore vitalità cellulare. Stiamo andando dal carbonico, dal calcio, da ciò che seda, da ciò che blocca, da ciò che acidifica. Stiamo andando verso una reazione differente, più sulfurica, più sanguigna. Stiamo andando dalla linfa al sangue, stiamo andando dalla forma di sicuri a una psora, dove la capacità di riparazione dell'organismo è migliore. Questo è un bellissimo segnale, non è un segnale patologico. Poi chiaramente lo possiamo aiutare. E qui concludo con le due BIA. La prima, 99,6 kg col 27,9 di grasso in un uomo è moltissimo. La seconda, 89,9 kg con 23,7 di grasso. Stiamo parlando del 9 maggio e del 18 luglio, chiaramente. La massa grassa è scesa di 6,5 punti, è migliorata. È migliorato il grasso viscerale da 15 a 13, è migliorato il rapporto dell'acqua intracellulare con l'acqua extracellulare, ma soprattutto, e questo ci interessa relativamente, è migliorata anche, diciamo, quella che è la capacità metabolica globale di questo organismo. Quindi, diciamo, aver perso all'incirca, la massa grassa era 27,8 kg, ora
il paziente si è ripresentato con 6,5 kg in meno di grasso in 2 mesi. Stiamo parlando di un paziente di 59 anni. Quindi chiaramente il lavoro che abbiamo fatto sul metabolismo ossigenoide, sullo stimolo metabolico, sulle diete in qualche maniera switch, perché abbiamo cercato di stimolare un sistema ipotalamo ipofissario che si stava raffreddando, come vedete sono informazioni che possiamo prendere da questo strumento, secondo me straordinario, che potremo noi come gruppo aiutare sicuramente attraverso una serie di lavori come questo. Poi più in là io vi presenterò anche quello sugli atleti, e se riusciremo veramente a fare squadra, secondo me, Giorgio, abbiamo in mano una potenzialità enorme per poter far progredire la gente che ci viene a chiedere aiuto. E questo sicuramente Grazie. È l'obiettivo che ci siamo posti all'inizio, per cui io chiaramente, tu sai, ho scelto proprio di far parte della tua squadra. Chiaramente questo mi fa onore, ma sicuramente è per me anche uno stimolo di crescita, perché ho compreso che devo ancora apprendere, per cui ti ringrazio veramente per avermi dato questa possibilità, perché questo strumento mi ha aperto delle chiavi di lettura che avevo in me, ma che oggi trovo, diciamo, su qualcosa di scritto e posso anche tradurlo, e questo secondo Grazie. Me